Il 9 dicembre la Web TV Lewis è andata in Sala delle Colonne, a Viale Pola, per documentare il terzo scenario dell'Atlante Lewis 2009, dal titolo Poesia e impegno civile. Fulcro dell'evento è stata la lecture del poeta arabo Adonis, introdotta dalla professoressa Francesca Corrao Bobbio dell'Università L'Orientale di Napoli. La Web TV ha intervistato il poeta Adonis in esclusiva. Monsieur Adonis, siamo veramente tutti responsabili della società in cui viviamo? E perché? Credo che l'arte possa dare una nuova immagine della società, ma che questa non cambia se non cambiano le sue istituzioni. Parlare del ruolo dell'arte nella società deve essere accompagnato dalla possibilità di dare a quest'ultima nuove istituzioni, altrimenti l'arte non potrà fare molto. Il mio non è un impegno politico né ideologico, è bensì un mero impegno umano. Qual è la difficoltà di tradurre? Come può il poeta arricchire una traduzione? E una traduzione come può arricchire? Vorrei stabilire alcuni punti velocemente. Innanzitutto la cultura nella sua interezza è traduzione. Il poeta si traduce mentre traduce il mondo. E se non sogni, come sogna tuo fratello, come sogna tua madre, come sogna tuo padre, sarebbe impossibile che qualcuno riesca a tradurre il sogno, o tradurre alcune immagini, o tradurre alcuni nessi. Ma la poesia, nel suo senso profondo del termine, è quanto non può essere tradotto. Ma così come dite voi latini, tradurre è tradire, ma a volte il tradimento diventa necessario. A volte, per essere più fedele, devi tradire. Leggendo le sue poesie è possibile notare l'utilizzo frequente della parola ferita. Qual è la valenza che attribuisce ad essa? È una domanda ontologica per quanto mi riguarda. La ferita per me si allaccia a una dimensione metafisica e comincia forse con il mio rapporto col sesso femminile o con la maternità. Quindi il primo rapporto con la ferita è lo sguardo verso la donna, come un essere creato non sull'immagine di Dio come l'uomo, bensì creato da una costola dell'uomo. E quindi l'inizio della ferita è questo sguardo verso la donna, come un essere non uguale all'uomo, ma come parte dell'uomo, subordinata all'uomo. Poi arriva la ferita della storia. Tutta la storia per me è una ferita, perché non si è interessata all'uomo come si è interessata alle istituzioni, al potere, alla politica. Pertanto la storia arabo-islamica, come la storia di tutte le istituzioni, è una storia di oppressione dell'uomo, in particolar modo della donna. Una storia di oppressione dei piaceri, di tutto ciò che è libertà. Poi c'è la ferita personale, ma con tutta la profondità di questa ferita vi è un orizzonte aperto e la possibilità di costruire un mondo migliore. Perché solo l'uomo, tra tutti gli esseri viventi, può superare, può creare una barriera tra se stesso e la realtà per costruire una realtà migliore. Come si arriva a creare il cortocircuito per cui un pensiero di vita, come può essere quello della fede religiosa, diventa un agire per la morte? Questo è il problema principale. Io personalmente credo che la visione monoteista del mondo è l'inizio della decadenza dell'uomo e non l'inizio della luce. E credo che uno dei problemi principali della civiltà oggi è la visione monoteista dell'uomo e del mondo. È impossibile creare una nuova cultura se non attraverso una revisione di questa visione.